In Toscana l'aumento medio dell'imposta per i rifiuti è del 300% rispetto all'anno precedente. Lo afferma Confcommercio Toscana, che ha aperto un osservatorio tributi con sportelli già attivi nelle province di Lucca, Arezzo, Pisa e Pistoia al servizio dei commercianti. Ma anche per i semplici cittadini le cose non vanno tanto meglio, sostiene un'indagine di IRES realizzata con i dati del CAF. Dall'analisi dei dati che abbiamo messo a disposizione come CAF emerge in maniera chiara che nell'ultimo quadriennio vi è stato, per chi ha un lavoro a tempo indeterminato e per chi ha una pensione, comunque una situazione che ha pesato molto forte sul piano del prelievo fiscale. In sostanza queste famiglie sono impoverite e hanno perso il potere d'acquisto in maniera assai consistente. Quindi non è vero che le tasse sono diminuite? Eh no, perché appunto il gioco combinato della tassa ma anche delle detrazioni, quindi anche degli acquisti che le famiglie possono fare, porta a far sì che alla fine il saldo, come si dimostra, corre più veloce di quanto corrono i redditi. Quindi. Nel dettaglio, tra i dipendenti pubblici i redditi netti sono aumentati dello 0,04%, mentre le imposte sono cresciute anche del 2,44%. Nel settore privato il reddito lordo sale dell'1,9%, ma quello netto è sotto il livello di inflazione, mentre le tasse registrano un più 4,6%. Per i pensionati poi le imposte sono aumentate del 4,9%, mentre la pensione si è adeguata al netto solo dello 0,8%.